Presidente, un rapporto tra Milano e gli Stati Uniti che si cementifica con questa serata, com'è lo stato di salute, diciamo, del rapporto tra i due? È ottimo, devo dire che con il consolato generale, col console generale Kai Scott in modo particolare, ma non soltanto, il rapporto è veramente eccellente e la comunità statunitense nel territorio del milanese è una delle comunità più inserite, più attive. Non è che scopro l'acqua calda, è logico che sia così. Il fatto anche di ospitarli qui alla permanente, io sono presidente della provincia anche della permanente da tanti anni, è un onore, perché la democrazia americana è veramente, lasciatemi dire, simbolo di democrazia in tutto il mondo. Qui stiamo assistendo a un rush finale tra i due candidati, incerto questo rush finale, ma è assolutamente rilevante che il risultato garantisca alla guida degli Stati Uniti comunque una persona che si renda conto che il legame transatlantico è un legame forte che deve essere mantenuto, non solo dal punto di vista della sicurezza, se vogliamo è ovvio, ma forse ancora più dal punto di vista della progressione economica e del rilancio in una situazione nella quale né loro né tantomeno noi ci troviamo in condizioni particolarmente felici. C'è qualcosa, secondo lei, che la politica italiana deve prendere, deve imparare da quella americana? Credo di sì, come è ovvio, se vogliamo, da tutto si impara. Io credo prima di tutto il pragmatismo americano. Noi siamo troppo complicati, abbiamo anche un sistema di leggi talmente incrostato, sovrapposto, contraddittorio, che diventa difficile rispettare l'insieme delle leggi, e questo scoraggia gli investimenti stranieri nel nostro paese. In secondo luogo, il valore della libertà. Noi abbiamo già fatto tantissima strada da questo punto di vista, però ancora, se vogliamo, vi è qualcosa che non abbiamo raggiunto dal punto di vista del valore della persona e dell'individuo. Lasciatemi dire, nel mio giudizio, mi permetto di dirlo, anche gli Stati Uniti hanno da imparare dal nostro paese, dalla nostra Europa, e forse quello che almeno io credo sia anche una coscienza sociale generale alla quale si approcciano, ma probabilmente non siamo perfetti né noi né loro, quindi tanto più noi ci renderemo un po' più simili all'America e loro più simili all'Europa, sarà tanto di guadagnare.